One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Ciao! Il film di oggi ha una particolarità. Tratta un argomento così delicato, la cui natura lo rende unico nel panorama cinematografico: il rapporto fra Papa Francesco e Papa Benedetto XVI. L'ho scelto perché il 19 aprile del 2005 viene eletto Papa Joseph Ratzinger, che si sarebbe a sorpresa dimesso 8 anni dopo. Per l'occasione, il regista brasiliano Fernando Meirelles non poteva far altro che rivolgersi a due mostri sacri della recitazione, come Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, rispettivamente nel ruolo di Bergoglio il primo e Ratzinger il secondo. Il film è I due papi. Bisogna subito specificare che non si tratta di un biopic, sebbene la vicenda prenda in esame fatti storici molto vicini alla cronaca, perché parliamo di un periodo recente. L'incontro tra le due figure religiose, la loro contrapposizione e i dialoghi riportati sono soltanto frutto dell'immaginazione dello sceneggiatore Anthony McCarten, che aveva già portato questa storia a teatro nel 2017 con il titolo di The Pope. La vicenda racconta del cardinal Bergoglio, in aperto contrasto con la direzione presa dalla Chiesa negli ultimi anni, che una volta maturati i 75 anni di onorato servizio, decide di recarsi a Roma per chiedere a Papa Benedetto di potersi ritirare dalle questioni di governo vaticane. L'occasione si rivela propizia per il pontefice, il quale decide di trascorrere alcune ore insieme al cardinale argentino, allo scopo di confrontarsi su alcuni temi spinosi che non gli consentono di governare lo Stato Vaticano come lui vorrebbe. Diverso è l'approccio dei due uomini, una volta spogliati dell'abito talare, nei confronti del mondo. Il pontefice tedesco, oltre a essere un conservatore, è per educazione e cultura una persona poco empatica. Il cardinale argentino, invece, oltre ad avere una visione della Chiesa diametralmente opposta, possiede un carisma naturale che tende ad avvicinare le persone. Ed è proprio quest'ultimo aspetto a pesare molto sulla scelta che Papa Benedetto XVI decide di fare. Ho lottato, ma ho fallito. Rinunciare a essere papa. Se lo fa, danneggerà il papato per sempre. Non posso sedere sulla cattedra di San Pietro. E si sbaglia. Silenzio! Non posso più interpretare questo ruolo. Ma prima di arrivare a questo punto, assistiamo a un confronto sincero fra due uomini, a due modi diversi di guardare alla vita. I personaggi, ognuno a proprio modo, fanno un bilancio delle loro opere e anche delle loro omissioni. Bergoglio rimpiange di non essersi impegnato a sufficienza per i suoi connazionali allo scopo di contrastare la dittatura di Videla, così come Ratzinger ritiene di aver taciuto davanti al clamoroso scandalo sulla pedofilia. Questo ideale passaggio di consegne avviene anche smitizzando alcuni aspetti che caratterizzano queste figure così alte, ricorrendo a passioni molto comuni come la musica e il calcio e restituendoci un ritratto verosimile di tutte e due i papi. Il film è stato candidato per diverse categorie ai premi Oscar e Golden Globe. Per questo scopo ha goduto di un breve passaggio nelle sale cinematografiche, ma sostanzialmente è uscito su scala globale attraverso la piattaforma Netflix nel dicembre del 2019, dove lo trovate ancora disponibile. Fazzoletti 3 su 5, per aver raccontato due importanti figure storiche in maniera così intima, ma non per questo poco reale. A domani!